Batte adesso Sekum a cercare l'intervento di un compagno, la palla arriva direttamente tra i guantoni di Thomas. Camara con un colpo di tacco, Camara può provare il sinistro dal limite dell'area, si distende Furnari. E l'Amraoui prova la sortita offensiva personale, poi perde palla su... Benimegna prova a servire Lupo sulla sinistra, Lupo si libera di due avversari, addirittura poi prova il destro, palla che viene bloccata da Thomas, sulla sinistra il capitano del Mazzara che salta un uomo, entra in area, prova il destro e palla che viene messa in corner. Adesso Modu batte il calcio di punizione in avanti nella zona di Di Giuseppe, arriva l'uscita di Thomas che sbaglia però e il gol della Mazzarese che viene però annullato dall'arbitro che ha visto un tocco di mano. Allora la Mazzarese prova comunque a riproporsi in avanti con testa che prova la giocata col sinistro, prova a mettere in mezzo nella zona di Di Giuseppe. Semeraro allunga la traiettoria, poi il destro di Russo finisce sul fondo. Il percorso si appoggia all'indietro per Sekum che prova a mettere in mezzo un pallone morbido. Gioco che riprende comunque con la rimessa laterale per Gomez che prova il destro, palla rimpallata in corner. Arriva adesso il fischio, parte Sekum, la deviazione della barriera e palla che finisce in angolo. Sulla destra per Pirrello, palla per Camara che prova a servire sulla corsa dell'Amraoui. Arriva la palla nuovamente a Camara che salta Yammè, poi Camara prova a entrare in area di rigore, serve Federico che prova il destro, vola Furnari, poi Gomez, la respinta di Baiata, Saia mette giù il pallone. Buona occasione per il Mazzara al 37esimo. Cesar prova a servire Camara sulla destra per El Amraoui che può rientrare sul mancino e provare il tiro, preferisce invece andare sul destro e mettere in mezzo. Porta a spasso pericolosamente la palla nella propria metà campo. Prova a rilanciare adesso Gomez che può andare in velocità, va via a Modu. Gomez entra in area di rigore, mette in mezzo dove c'è Saia che però clamorosamente cicca il pallone. Si sta esaurendo anche il secondo minuto di recupero, Sekum allarga sulla sinistra per Benimegna, palla messa in mezzo nella zona di Di Giuseppe, la palla però arriva direttamente tra i guantoni di Franco Thomas in occasione del cross di Benimegna, arbitro che adesso capisce che forse è il momento di mandare le squadre negli spogliatoi, dunque si va all'intervallo. Corso di Giuseppe, Yammè e testa, mentre la Mazzarese prova subito a provarsi in avanti con il destro dal limite di Giuseppe, murato Lupo. Lupo in avanti per testa che è al di là della linea della difesa del Mazzara. Sul finire del primo tempo aveva chiesto il cambio. Ha intanto palla in avanti per il Mazzara con Saia che però non riesce nello stop. Camara indietro per Federico che prova il lancio in avanti nella zona di El Amraoui che supera in velocità Yammè. Poi El Amraoui prova in acrobazia a superare Yammè. Già battuta la rimessa laterale, Camara serve Gomez che mette in mezzo per Fernandez Castro, l'anticipo della difesa della Mazzarese. Calcio di punizione già battuto da Modu che cerca e trova Di Giuseppe che prolunga di testa per testa. Arriva la conclusione del numero 11. Subito Camara trova il lancio in avanti per El Amraoui. Lupo è più veloce del numero 10. Lupo serve involontariamente Castro. Arriva però l'intervento in uscita in anticipo da parte di Furnari. Si salva qui la Mazzarese. El Amraoui può lanciare Gomez. Bello il lancio del capitano del Mazzara. Gomez al limite dell'area prova il destro. Camara può servire i compagni. Mette in mezzo per Gomez che di testa deposita nuovamente al lato. Va a battere l'Amraoui, a mettere in mezzo per Semeraro! Semeraro! Nicola Semeraro! E quando siamo al 65esimo minuto, il Mazzara si porta in vantaggio con Semeraro. Adesso Fernandez Castro recupera palla su Baiata e prova a ripartire in velocità. Il numero 18 allarga per la corrente Camara che stoppa il pallone, prova il destro e raddoppia il Mazzara! Al 68esimo minuto! In questa occasione da parte dell'arbitro, anzi una c'è e va all'indirizzo di Federico, arriva anche il rosso per Federico, dunque quando siamo al 70esimo minuto il Mazzara resta in 10, pronto a battere questo calcio piazzato, prova a sventagliare in mezzo nella zona di Gomez che colpisce di testa, palla però innocua per Furnari che blocca agevolmente. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, batte Sekum nella zona di Di Giuseppe che di testa accorre distante. Quando siamo al 71esimo minuto.
Cummino avanti per Di Giuseppe, la sponda nella zona di Mistretta che prova il destro, salva sulla linea, Longo, poi la palla entra e al 78esimo minuto pronto Secum a mettere in mezzo, la palla in mezzo per Di Giuseppe che colpisce ancora una volta di testa, stavolta Thomas blocca la sfera. Destro di Secum per Testa che prova a controllare, poi prova a scavalcare Thomas, palla che finisce sul fondo. Gioco di gambe da parte del numero 7 del Mazzara che prova a mettere in mezzo, l'uscita con i pugni da parte di Furnari. In maglia canarina aveva punito la Mazzarese quella volta in Coppa Italia. Palla subito in avanti per il entrato Eliano che prova a mettere in mezzo un tiro cross che Furnari è costretto a deviare in calcio d'angolo. Stava per entrare. Batte Fernandez Castro che prova a mettere in mezzo. Palla troppo lunga per tutti. Adesso arriva il triplice fischio dell'arbitro a porre fine al derby di Mazara del Vallo.